Se in Calabria la protesta dei camionisti sembra essersi placata in attesa di conoscere le direttive che verranno da un tavolo di concertazione romano, in Sicilia l'agitazione è invece più viva che mai e questo si ripercuote sui mezzi che attraversano la Calabria. A Villa San Giovanni sono ormai circa 200 gli autoarticolati e i camion fermi in attesa di salire sui traghetti per l'isola. Molti dei camionisti sono solidali con i colleghi siciliani, altri, fermi anche da 4 giorni, un po' meno. Ora da martedì che sono qua, senza mangiare, senza farmi una doccia, senza il bar qua, è chiuso come ben vedete, apro un'ora al giorno. Se trovo qualche posto qua vicino, girerebbe andare al supermercato, finché c'è mangiamo. Dormiamo nel camion, di solito. Siamo abbandonati da tutti, fino ad ora non si è visto nessuno, né politici, né quello, né nessuno. Molti camionisti si sono sistemati negli alberghi della zona in attesa che il blocco in Sicilia finisca, ma non tutti hanno intenzione di investire il denaro necessario e non si fidano neanche a lasciare il camion e il suo carico abbandonato. La polizia stradale non segnala comunque disagi per gli automobilisti.